Ciao amici, bentrovati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che vi approdate, magari proprio attraverso questo video. Anzi, se lo guardate tutto questo video e vi piace, ve lo dico già, ve lo anticipo, lasciatemi un like. E se poi andate anche a visitare quello che è il mio intero canale e vi piace il modo in cui vi intrattengo o come dico io, ci facciamo compagnia, allora lasciatemi anche la vostra iscrizione. E iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina, insomma le solite cose, così da supportarmi e darmi anche la carica per continuare a fare questi video e tutti gli altri. Oggi però in particolare sono molto felice perché posso fare un video in collaborazione con uno scrittore che mi ha inviato il proprio libro, così come è la filosofia di vetrina dello scrittore. Si tratta di Cristoforo De Vivo e il libro è proprio qui tra le mie mani. Sei mio. Sei mio di Cristoforo De Vivo costa di 404 pagine, è una pubblicazione indipendente, arrivata tra le mie mani a giugno, a questo giugno del 2021, ma in realtà è stata pubblicata a febbraio 2021. La reperite, la copia facilmente su Amazon al costo, se non sbaglio, di 12 euro circa. L'opera di Cristoforo De Vivo è un romanzo erotico, ma mai volgare. Anzi, è un romanzo erotico dalle tonalità rosa molto accese, dalle nuance sensuali e ben assortite. E Cristoforo, in realtà, prima ancora di raccontarvi la trama, voglio dirvi che ha due grandi qualità come scrittore. La prima è catturare l'attenzione di chi legge, quindi riportare il lettore immediatamente tra le pagine del suo libro, nonostante, insomma, magari uno si allontana, perché vuole proprio sapere come andrà a finire tra i due protagonisti e non solo, come si comporterà la protagonista femminile o il protagonista maschile, e questa è una qualità che non tutti hanno. L'altra invece è quella di avere una penna molto fluida, non fa troppi ghirigori, anzi il suo stile pulito, semplice, cattura l'attenzione in maniera anche molto molto piacevole, rende la lettura scorrevole, tant'è vero che nonostante, insomma, sono 404 pagine, non proprio pochissime, io ci ho messo giusto 2 giorni, poi è vero che questo video è arrivato molto più tardi, però vabbè, questi sono dettagli di cui farò menzione anche con le scuse appropriate a Cristoforo alla fine di questo video. Buona cornice narrativa che interseca le proprie trame nello sviluppo di una storia principale e un'altra secondaria che cattura ugualmente l'attenzione del lettore. Eh sì, perché la nostra storia principale è quella tra Violet e Mr. Price. Violet è una ragazza che aiuta il papà, che purtroppo dopo la morte della moglie, quindi la mamma di Violet, si è indebitato per una serie di vicissitudini. Violet inizia a lavorare all'interno di un bar con la sua migliore amica Beth, e un giorno all'interno del bar entra un cliente un po' particolare, un bellissimo ragazzo, ma dal carattere veramente insopportabile, prepotente. Stuzzica la curiosità di Violet e dall'altra parte anche il cliente è stuzzicato dal modo di fare di Violet, una ragazza bellissima, ma che non si fa assolutamente problemi nel rispondere, nel tenere testa ad un cliente. Comunque il tutto finisce lì, finisce anche in maniera divertente. O almeno così sembra, perché quello che Violet non immagina è che in realtà quel bellissimo ragazzo, al carattere non proprio semplice, se lo ritroverà dopo poche ore davanti, ma soprattutto se lo troverà di fronte il papà di Violet. Questo ragazzo è il nostro protagonista, Mr. Price, Damian Price, l'uomo a cui il papà di Violet ha chiesto in prestito dei soldi, soldi, denaro che adesso il padre di Violet non può restituire. Quando Mr. Price, il nostro protagonista maschile, quindi si ritrova davanti alla ragazza del bar che gli ha saputo tenere testa e con la quale, insomma, ha mostrato subito avere un interesse, dice: "Ma sai, senti, visto che tu non mi puoi ridare questi soldi che ti ho prestato, dammi tua figlia, lei lavorerà per me. E quindi ripagherà il tuo debito", non proprio così, insomma, in maniera un po' più tosta. Io l'ho detto in maniera più sottile, più leggera, più elegante. Ovviamente
all'inizio Violet si ribella proprio perché non è incline a essere sottomessa, ma alla fine, nonostante anche il padre non sia d'accordo, lei va a vivere a casa di Mr. Price. E qui ci sono delle scene erotiche, di erotismo puro, veramente molto accattivanti, molto sensuali. E insieme a Violet la casa è abitata anche dalla governante, che è veramente una pacioccona. A me è piaciuto tantissimo questo personaggio, che smorza un po' la tensione, la mamma un po' di tutti, come si suol dire. E poi c'è l'altro ragazzo, Jess, che invece è l'autista, di cui Damian all'inizio è anche un po' geloso, ma poi, se andiamo avanti con la storia, sappiamo che si svilupperà appunto anche attraverso il vissuto di Jess un qualcosa di parallelo, come dicevo poc'anzi, alla storia principale. Non voglio spoilerare assolutamente nulla, vi dico soltanto che si legge veramente in un baleno questo libro, e i dialoghi, le storie dei personaggi caratterizzano tutto al massimo. Stoffer è veramente molto bravo nella sua scrittura, è un poeta oltre che un scrittore di romanzi e racconti, quindi di narrativa, nato a Caserta e residente invece a Cremona, e ha vinto veramente tantissimi premi. Lui mi aveva già inviato un altro suo libro, che però non ho ancora letto, è in lettura, quindi penso che prossimamente ci sarà un'altra vitrina che riguarderà lui. Vorrei farvi vedere come è scritta, come una sceneggiatura cinematografica, anche i dialoghi sono molto cinematografici, e quindi ci sarebbe benissimo magari appunto una trasposizione in pellicola. I personaggi sono tutti molto definiti, ognuno ha la sua storia che li caratterizza e li impreziosisce anche, perché non sono semplici e mere figure messe lì tanto per riempire, ecco, non sono da riempitivo, anzi da calore e caratteristica a quella che è la trama. Non manca gelosia, intrigo e tante bellissime donne, ma anche tanti bellissimi uomini, per cui Mr. Price ha bisogno di marcare un pochino il territorio. Nella seconda metà del libro c'è una storia che si sviluppa, ovviamente io non voglio spoilerare nulla, però è anche quella molto molto intrigante, anche nel vedere come gli altri due personaggi si incontrano e si accettano in qualche modo, più lui che lei. In realtà lui ha un passato molto turbolento con una donna che ritorna. Su Mr. Price, quando parli di donna, ecco che ti viene in mente, su Mr. Price, il nostro protagonista maschile, c'è veramente tanto da dire. È il bello dannato che ha una storia alle spalle davvero forte, che non viene subito fuori, anzi all'inizio Violet ha veramente tante perplessità su quest'uomo che Jess, l'autista, piuttosto che la governante, trovano non così cattivo, invece lei lo trova realmente un mostro per quello che ha fatto al padre, e ciò nonostante ne viene continuamente attratta. C'è veramente una parte oscura nell'animo di Mr. Price, che però diventa un chiaro scuro e forse anche un pizzico luminosa quando è con Violet. Quello che vi posso dire è: non vi avvicinate a questo libro pensando sia soltanto un romanzo erotico, un romanzo rosa e basta. Ci sono delle tematiche importanti al suo interno, due in particolare. La prima è la perdita, si avverte il vuoto che si avverte nel momento in cui appunto si perde una persona cara. Nel caso di Violet, l'ho detto proprio a inizio video, non vi spoilerò niente perché tutto viene scritto proprio nelle prime pagine, ossia la perdita della mamma di Violet, ma anche per Mr. Price c'è una perdita importante. Violet non supera
Assolutamente, la morte della madre, anzi, c'è una scena in cui, senza spoilerarvi nulla, lei si abbandona proprio a questo senso di vuoto e perde anche la cognizione, la coscienza del suo sé, e delle sue azioni. Non si rende proprio conto del tempo che passa, delle persone che magari si possono preoccupare. E secondo me questo è un argomento che a me ha toccato molto. Perché chi perde qualcuno sente proprio questo stato di vuoto e di smarrimento di Violet. Ma anche Mr. Price, dicevo, ha perso qualcuno di molto importante. La situazione è diversa rispetto a quella di Violet, ma è un sentimento comune alla protagonista femminile che lo avvicina in qualche modo a lei. E questo senso di vuoto, questa perdita che sente lui di questa persona che non c'è più, e non vi dirò di chi si tratta perché è un punto cardine all'interno del libro, è di fondamentale importanza anche per la metamorfosi che questo ragazzo ha, che poi lo porta ad essere Mr. Price, Damian Price, l'uomo più potente e più temuto di sempre. L'altra tematica invece è la violenza sulle donne. Io ho notato all'interno di questo libro la forte determinazione da parte dello scrittore Cristoforo De Vivo e dell'uomo soprattutto, di lanciare un messaggio a chi legge proprio del suo immenso dolore e della sua immensa voglia di lottare contro quella che è la violenza sulle donne. Lo ha fatto portando in scena dei riferimenti e soprattutto degli atti veramente molto brutali nei confronti di Violet e non solo. Questa scrittura piacevole, scorrevole, intensa di Cristoforo De Vivo, oltre ad amalgamare molto bene nel contesto del romanzo erotico o rosa queste tematiche di cui vi ho fatto menzione e altri sentimenti veramente molto intensi, riesce anche a citare degli scritti che magari, come è successo a me, abbiamo letto in gioventù. Mi ha fatto pensare alla mia adolescenza, veder citato nelle prime pagine di Sé mio Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Posso anche dire di aver rivisto in qualche modo nel rapporto tra Damian e la nostra Violet lo stesso rapporto di amore ed odio che c'era tra i due protagonisti di Orgoglio e Pregiudizio. Mi ha fatto ritornare indietro, ma lo ha fatto anche riportandomi nel presente, perché ovviamente ci sono due contesti temporali assolutamente differenti e la storia è molto diversa, e anche appunto come reagiscono i personaggi, proprio perché sono due atmosfere temporali diversissime tra di loro, però in qualche modo nel collegare i sentimenti dei due protagonisti mi ha fatto piacere non solo la citazione iniziale di cui ho fatto menzione, ma anche proprio il senso di appartenenza a qualcosa di così bello come solo l'amore e solo uno scrittore bravo come Cristoforo può far sentire al lettore. C'è un finale inaspettato che non vi dirò, sempre per onorare il non spoiler, c'è un finale inaspettato che mi ha fatto subito contattare Cristoforo e chiedere: scusami, ma c'è un seguito? E lui mi ha detto: sì, ci sarà un secondo libro che parlerà ancora della storia tra Violet e Damian. E sono molto felice perché, devo ammetterlo, da lettrice prima di tutto, mi sono molto affezionata a questi due personaggi e spesso non mi nascondo che mi trovo anche a sfogliare il libro di Cristoforo, nonostante io l'abbia già letto, perché mi fa piacere ritrovarmi di nuovo, in quelle pagine che mi hanno fatto star bene e comunque mi hanno, tenuto compagnia in maniera così, così dolce, così bella. Io faccio i complimenti a Cristoforo, per questo libro, Sei mio, e mi permetto in chiusura, di questa video recensione anche di scusarmi con lui perché, gli avevo promesso di farla per luglio, ma non sono riuscita,
per una serie di problematiche legate a me e alla mia vita privata. Se insomma mi seguite su Instagram sapete un pochino di che cosa sto parlando, poi magari questa non è la sede, ma magari farò un altro video per, se me la sentono, vi prometto niente, per spiegarvi meglio come è andata. Ma in ogni caso luglio per me è stato un mese assolutamente da cancellare e quindi non sono riuscita a tener fede alla promessa che avevo fatto a Cristoforo, e di questo mi dispiaccio perché il libro mi è piaciuto veramente tanto, quindi sì, ve lo consiglio e non vedo l'ora di poter leggere anche la seconda parte e sapere come andrà a finire la storia tra Violet e Damian. Prima di concludere questo video però voglio spoilerare una cosa che in realtà non è nemmeno tanto da spoilerare perché lo si capisce immediatamente. Damian Price, bello e dannato, non poteva che essere un Don Giovanni. E infatti vi ho citato prima tutti gli abitanti della casa, oltre ovviamente a Violet che va ad abitarci insieme a Mr. Price per ripagare il debito del padre. C'è anche un fiume di donne che vanno e vengono, e mi ha colpito questa che è ben descritta, Clelia. Io spero che nella seconda parte abbia di nuovo, Cristoforo è un appello, abbia di nuovo un punto forte all'interno del romanzo, perché non lo so, è così antipatica che nessuno ci vuole parlare, ma a me è piaciuta, guarda. Vabbè, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio se avete visto questo video fino alla fine e soprattutto ringrazio Cristoforo per la pazienza, visto che ho aspettato un bel po' per ricevere questa video recensione. Vi ripeto, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e spuntate la campanellina così siete sempre aggiornati per tutti i nuovi video che carico, anche se un po' in realtà ci sono gli appuntamenti. Questo mese di agosto per il venerdì con Cultura e Spettacolo, rubrica in collaborazione con Cultura Colori e soprattutto con Adele Monaco, che la cura, io in realtà con lei faccio quattro chiacchiere, e poi c'è la rubrica della domenica, sempre in collaborazione con Cultura Colori, che condivido con Tania Sabatino, quella faccio più di quattro chiacchiere perché io e Tania ci divertiamo tantissimo a scambiarci titoli di libri da leggere. E niente, basta, questo video finisce qui e vi saluto, vi abbraccio, vi dico buona lettura, buona scrittura e namaste. Ciao! Voglio portarti in un posto, esordì lui all'improvviso, come se solo in quel momento fosse venuto in mente qualcosa di importante. Pagò velocemente il conto e, senza che Violet capisse poi molto, si ritrovò di nuovo in auto diretta a chissà dove. Dove stiamo andando? In un posto dove potrai sentirti più a tuo agio. Nella mia stanza, scherzò Violet, voltandosi di nuovo a guardare fuori dal finestrino. Probabilmente doveva risultare un'ingrata a mostrarsi così propensa a tornare a casa dopo che lui l'aveva portata a cena in quel posto regale. Avrà pagato una fortuna. Si voltò a guardarlo, poi sospirò. Ormai era già lì con lui, tanto voleva vedere dove l'avrebbe portata quella serata.